In questo video scopriamo il pedale di risonanza. Guarda bene il mio piede e guarda le mie mani. Questo è il pedale di risonanza. Il pedale di risonanza è un pedale che produce nel pianoforte una magia, ovvero allunga i suoni e fa sentire delle frequenze, degli armonici che normalmente non si sentirebbero al pianoforte. Prova a risuonare il pezzo che ho suonato adesso senza pedale. Con il pedale. Come puoi vedere, cosa succede? Il pedale permette alla nota, che normalmente verrebbe stoppata dallo smorzatore, che poi ti faccio vedere, permette invece di tenere su questo smorzatore, come sulla chitarra, quando suoni una corda, se non la stoppi, quella nota continua a risuonare. È esattamente la stessa cosa che succede al piano, guarda. Se io schiaccio il pedale, succede che la nota sta lunga. Se tolgo il pedale, la nota sparisce. Ecco qua svelata la magia del pedale. Adesso quindi, dopo aver scoperto come funziona questo pedale, ti faccio vedere. Questi sono gli smorzatori del piano. Sono proprio gli smorzatori. Nel momento in cui io premo il pedale, si alzano tutti. Li vedi? Eccoli qua, vedi? Questi cosini qua si chiamano smorzatori. Premo il pedale e si alzano tutti. Tolgo il pedale ed ecco qua che gli smorzatori si abbassano. Quindi, vedi, questi sono i martelletti, quelli col feltro. Adesso il pedale è premuto, lo tolgo. Il suono smette. Benvenuto nel mio pianoforte. E adesso cominciamo a scoprire come funziona e come puoi utilizzarlo per far diventare il tuo modo di suonare bello, professionale e molto molto espressivo. Cominciamo subito con il primo esercizio. Allora, innanzitutto la posizione del piede deve essere questa. Devi piantare per bene il tallone a questa distanza, in modo che metà della pianta del piede sia sul pedale fino a questa altezza, ok? Non devi metterlo qua, non devi metterlo così. Io ci sono allievi che continuano a utilizzare il pedale come se fosse il pesto per fare l'uva, cioè non si suona così il pedale, bisogna tenere appoggiato il tallone, mettere la punta sul pedale e utilizzare questo sistema. Questo è giusto, questo no, questo sì, ok? Quindi fai un po' di esercizio su e giù, un po' di volte, in modo da prendere confidenza con questo movimento. Ricordati sempre la posizione del corpo, che ho già analizzato in altri video. Adesso, altra regola fondamentale, quindi come si usa il pedale, la posizione del piede l'abbiamo vista, iscriviti al mio canale, sempre importante. La posizione del piede l'abbiamo vista, quando premerlo. Ok, sul quando premerlo ci sono un sacco di cose da dire importantissime, perché questo fa la differenza fra un principiante e un professionista. Innanzitutto è la sinistra che comanda il pedale, la sinistra mano, e il piede destro invece che lo preme. La sinistra, nel momento in cui suona una nota, il pedale lo schiacciamo già, o un accordo. Quando suona il successivo, mettiamo un re maggiore, io non devo staccare il pedale prima di averlo suonato, ma dopo. Faccio il prossimo accordo. Lo vedi che io lo suono un attimo dopo? Quindi, l'errore da non fare subito, che fanno tutti, è questo.
cioè di premere contemporaneamente sia la mano che il piede. E questo ovviamente toglie il suo effetto principale, che è quello di legare i suoni, di armonizzarli fra di loro, di renderli un tutt'uno, di amalgamarli come un mini pimer fa con le uova e l'olio per fare la maionese. Non possiamo pensare di mettere la maionese da una parte, anzi l'uovo da una parte, l'olio da una parte e guardandoli pensare che diventino maionese. No, bisogna amalgamarli esattamente come facciamo col pedale, gli accordi. Posso farlo anche con una nota, quindi do, premo il pedale. Re, premo il pedale. Mi, premo il pedale. Fa, premo il pedale. Sol, premo il pedale. Se vedi, la sequenza è proprio questa. Abbasso il pedale. Suono la nota. Alzo e abbasso il pedale. Suono la nota. Alzo e abbasso il pedale. Suono la nota. Alzo e abbasso il pedale. Suono la nota, alzo e abbasso il pedale. Questo è un esercizio molto molto importante che si chiama quello del pedale ripreso, cioè quando suoniamo in musica i pezzi, normalmente utilizziamo il pedale ripreso, quindi. Questo è un valzer di Chopin. Utilizzassi un secondo dopo aver schiacciato o premuto l'accordo, succederebbe questo. Senti che è tutto slacciato e viene malissimo? Invece questo è il pedale ripreso. Alzarlo e abbassarlo un istante dopo aver suonato la nota dell'accordo. Come viene segnato sullo spartito? Sullo spartito viene segnato normalmente con una linea in basso orizzontale o scritto pad. Troverai negli appunti anche questo, ma qua te lo faccio vedere disegnato. Troverai o questa linea che va dalla prima nota all'ultima, che deve essere suonata, poi c'è la battuta magari, oppure trovi il segno pad, oppure altri segni che vedrai nel PDF che allegherò nel gruppo Telegram e arriverà fin qua. Quindi puoi trovare vari segni per il pedale. Diciamo che in genere il musicista pianista sa quando utilizzarlo e spesse volte troverai spartiti in cui non è segnato, ma suonare il pianoforte senza pedale, come dico sempre, per i Flintstone, andare nella macchina con i piedi, cioè facendolo andare avanti con i piedi anziché col motore. È impossibile, il pianoforte è fatto apposta per essere utilizzato col pedale. Facciamo degli esercizi apposta per imparare a utilizzare il pedale. Allora, il primo esercizio che puoi fare, se proprio all'inizio, è l'esercizio delle 5 dita. Cosa vuol dire? Che metti la mano sinistra, si fanno sempre con la sinistra esercizi per il pedale, metti la mano sinistra in questa posizione, do re mi fa sol per esempio, suoni il mignolo e premi il pedale, articoli e suoni il quarto dito, alzi e abbassi il pedale. Articoli e suoni il terzo dito, alzi e abbassi il pedale. Articoli e suoni il secondo dito, alzi e abbassi il pedale. Articoli utilizzando il pollice, alzi e abbassi il pedale e poi torni indietro. Quello che non deve succedere è questo. Senti che sparisce tutto? È come un risucchio terrificante. Bisogna invece trovare il modo di essere continui con l'utilizzo del pedale, non si devono mai sentire buchi. E man mano che diventi più bravo, sarà sempre più veloce l'utilizzo del pedale. Vedi che quasi non si sente la sovrapposizione delle note. Ma cosa succede se io non lo cambio mai il pedale?
troppo. Ed è per questo che soprattutto quando le note sono vicine io devo cambiarlo molto spesso. Cambiarlo significa alzare e abbassare, ovviamente. Secondo esercizio, quando sei diventato un po' più brava, con gli accordi. Premo il pedale. Posso premerlo o premerlo dopo, cioè prima o dopo la prima nota, puoi fare quello che vuoi. Puoi partire col pedale già premuto o puoi suonare e premerlo dopo. Re maggiore, Mi maggiore, alza basso il pedale, Fa maggiore, alza basso il pedale, Sol maggiore, alza basso il pedale, La maggiore, alza basso il pedale, Si maggiore, alza basso il pedale, Do maggiore, alza basso il pedale, torno indietro, Si maggiore, alza basso il pedale, La maggiore, alza basso il pedale, Sol maggiore, alza basso il pedale, Fa maggiore, alza basso il pedale, Mi maggiore, alza basso il pedale, Re maggiore, alza basso il pedale, Do maggiore, alza basso il pedale. Terzo livello. Faccio l'accordo spezzato a valzer, quindi Do maggiore, alza basso il pedale, Re maggiore, alza basso il pedale prima di arrivare ai due accordi successivi, ai due bicordi successivi. Alza basso il pedale velocissima, Mi maggiore, Fa maggiore, alza basso il pedale, Sol maggiore, alza basso il pedale, visto come sono veloce? La maggiore, alza basso il pedale, alza basso il pedale con Si maggiore, alza basso il pedale e torna indietro. Tu fallo sempre due volte. Altro scalino più difficile ancora. Accordi arpeggiati. Posso cambiarlo la seconda volta che risuono quell'accordo arpeggiato oppure posso tenerlo a seconda di quanto suono vuoi. Questo è già un esercizio molto più difficile, eh? E adesso facciamo l'ultimo step, che è ancora quello più difficile. Mettiamo la destra. Cominciamo dall'accordo normale. La destra suona la terza, ok? Re maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, Do, La maggiore, Si maggiore, Do maggiore. Facciamo con l'accordo spezzato. Un bel valzerino già. Arpeggiato. Adesso la tua fantasia può fare tutto quello che vuole improvvisando anche su questa sequenza. Senti che carino.
facendo? Sto usando le note degli accordi che sto usando. Do maggiore. La maggiore. Diventa molto il mattino di Grieg. Questo è tutto quello che dovevamo dire sul pedale. È qualcosa che si impara, e l'ho visto in questi 20 anni che insegno pianoforte, molto in fretta, se passi proprio per questi esercizi, quindi re, mi. Dopo un po' diventa automatico, esattamente come la frizione in macchina è diventata automatica. Quindi fai questi esercizi in meno di una settimana, se li fai tutti i giorni per 10 minuti, quindi ti metti con la sinistra a fare questo esercizio sulle 5 dita, che puoi fare anche sulla scala pentatonica, quindi puoi farlo anche qua. Farlo esattamente con tutte le sequenze, con le scale, con l'esercizio sulle 5 dita, con le 5 dita sulla scala pentatonica, quello che vuoi. L'importante è esercitare tante volte questo automatismo del piede che si alza e si abbassa un istante dopo aver suonato la nota con la sinistra. Il pedale di risonanza davvero ti apre un mondo, quindi mi raccomando, studialo, ti darà grandissimi risultati. Non studiarlo con la posizione sbagliata, perché ho allieve che ancora oggi suonano a schiacciando anziché appoggiando il piede e suonandolo con la punta come si deve fare, ok? Quindi voglio assolutamente sapere come te la sei cavata qua sotto nei commenti e guarda gli altri video sulla tecnica fondamentale che sto producendo qua sul mio canale YouTube. Mi raccomando, iscriviti per diventare ancora un pianista più bravo.